cosa mangio? Che poi divertita, vabbè. Pronto? Ciao papà. Ciao piccola, volevo sapere come andava. Tutto Sono in macchina, sto guidando. Sto tornando dal lavoro. bene, sì? E tu come stai? Insomma, mi preoccupo, lo sai. Sì, avevamo detto che saresti Sì, non ti preoccupare, va bene, va bene. Cercheremo di stare tranquilli. Bello, eh? Il pranzo per il ritorno dell'opportunista. Luca, adesso smetti, però. Dai. Vedo che non è cambiato niente in questa casa. Siete sempre gli stessi. Io Pure il coraggio di parlare. Dopo un anno che non ti fai sentire, ancora qui a chiedere soldi. a te non ho chiesto niente. Mia figlia. Sì, proprio lei. Le sono andato incontro di corsa. Non volevo che altri la vedessero prima di me. Nessuno la doveva insultare, cacciarla via, umiliarla. L'ho abbracciata. Mia figlia. Era sciupata, ma io la vedevo bella come non mai. Era andata lontano e ora era a casa. Giulia era a casa con papà. Ero euforico. Un anno insieme, un anno di lavoro, un anno che va a gonfie vele e adesso torna lei qui? Beh, se questo è il clima, io me ne vado. Ah, oh, brava, finalmente l'hai capito. E vai? Vai! Luca, adesso basta! Tua sorella era morta, era sparita, adesso è qui, è viva. La vedi, è viva! Casa era vuota. Adesso invece il piatto è pieno. Qui c'è il posto e sopra c'è sempre la sua stanza, come sempre. E io? Cosa devo fare? Devo stare qui a tavola con lei? Dovrei ritrovarmela tutti i giorni, fare colazione con lei. No, 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 fatemi capire. Dovrei stare qui, indifferente, a contare i soldi che lei butta via. Tu sei suo complice. Questa non è accoglienza. Questa è stupidità. E Giulia lo sa e se ne approfitta. Senti Luca, prova a capire, no? Capire? Capire cosa? Capire che? Constatare. Posso constatare questo vostro squallore. Tu non puoi pensare di dividere del mio con lei. Non puoi pensare che lei possa mangiare quello che io ho guadagnato e non puoi pensare che io sia sempre d'accordo con te. È assolutamente Che ingiusto. cosa? Il perdono, forse? Non è giusto? Ah sì, è radicalmente contro ogni buon senso. Guardati, sei patetico, proprio come dice lei. Sei vecchio, sei da ricovero, sei pericoloso. Tu e la tua stupida idea della porta aperta. Bravi, bene, bravi. Buon pranzo, eh.